Buonasera, benvenuti per questo match torneo amatoriale Flaminia 7 contro Evergreen. Giacomo tenta un tiro direttamente dalla tre quarti, però facile parata del portiere. Grande la giocata, pallone che rimane a Iacobucci, che potrebbe puntare la porta. Iacobucci, ma ce l'ha. Grande risposta anche del portiere dell'Evergreen. Palla per Di Giacomo. Pallone conquistato da Iacobucci, che è velocissima, punta alla porta Iacobucci, ma c'è la grande risposta del portiere. Nono minuto quasi, ancora 0-0, però un bel match. Pallone intanto recuperato da Chiara, che entra in area. Chiara, e solo c'è il gol del vantaggio. Flaminia 7-1, Evergreen 0. Pallone recuperato a centrocampo e in solitaria sigla alla rete dell'1-0. Parte velocissima Chiara, in qualche modo la palla passa, Chiara è di nuovo solo avanti il portiere, ma c'è una grandissima risposta. Ma la palla ancora in possesso Flaminia 7. Ancora per Chiara, palla fuori. Sulla destra per Di Manno. Di Giacomo cercano di prendere tutto il campo possibile, le ragazze in maglia verde, ancora Di Manno, tiro da lontanissimo, troppo facile però tirare da così lontano. Solito schema. In bucata per Iacobucci, che è velocissima, ancora una risposta ottima di Finocchi. Battuta forte, in qualche modo rimpallo Di Manno, si appoggia a Di Giacomo che potrebbe calciare, invece fa una finta, si porta sul sinistro, palla che rimane a Di Manno e c'è il tiro vicinissimo al palo e vicinissimo al pareggio Evergreen. Faisia vince il contrasto fisico, punta la porta, ma non calcia bene, palla fuori. Calcio pensione, prova direttamente Montana e c'è il gol del pareggio 1-1, deviazione della barriera. Palla per Di Manno che tenta la battuta, grande risposta del portiere. C'è solo Iacobucci che potrebbe puntare la porta, è solo Iacobucci, tiro, palla sul palo, incredibile, vicinissimo al vantaggio Flaminia 7. In avanti per Di Manno che tira forte, in qualche modo un rimpallo fortunato da posizione impossibile, c'è il gol del 2-1, torna avanti Evergreen. Adesso scudella il pallone per Morrone, pallone forse complicato, Iacobucci però tiene in campo, ancora Morrone tenta il cross di qua, Matesia non può arrivarci. Palla in avanti tanto per Di Manno, riesce a tenerla in campo sulla linea del fondo, aspetta un compagno di squadra che si avvicina, serve dietro Moretti. Moretti ancora in avanti e la palla si impappina, ma sulla linea il portiere lo tiene in campo. Moretti, Di Manno ancora per Moretti che non riesce nel tap-in, bellissima azione Evergreen. Costantemente nella metà campo avversaria le ragazze dell'Evergreen, ancora Di Manno, ancora una puntata forte e ancora rimessa laterale in favore Evergreen.
Adesso riparte Jacobucci velocissima, però contrastato fisicamente e non fallosamente dall'arbitro, un pantante Moretti solo anti il portiere, ma non riesce a segnare, risponde bene il portiere, c'è un lancio col solito per Chiara che potrebbe pareggiare, ma Finocchi fa l'ennesimo miracolo. Pallone ancora per Monia, è sola Montana, si lascia ipnotizzare. E c'è il gol di Di Giacomo, intanto 3-1. Palla ancora per Di Giacomo, serve Fabozzi appena entrata. Palla conquistata da Perdimanno ancora, attenta la giocata, grandissima finta, ma risposta ottima del portiere. Palla scorre avanti per Fabozzi che di testa tenta di colpirla, ma non riesce. Prova in qualche modo a uscire il Flaminia con Jacobucci che vince l'impallo. È velocissima, punta la porta, tiro e c'è il pallone sul palo, sfortunata. Ancora Moretti, sulla destra per Fabozzi, ancora la numero 10 di Manno. Di nuovo il numero 10. Di Giacomo tenta la giocata di prima, in qualche modo arriva, anzi no, perché viene conquistata da Jacobucci che serve Chiara, che è sola e c'è il gol che riapre la partita. Ancora Chiara, 3-2. Vede Isia. Finiscono per perdere il pallone, poi ripartire Montana che si autolancia, tiro di destro, risposta del portiere, palla di Manno che potrebbe calciare, prende il palo pure lei, ancora la numero 17, palla incredibilmente fuori, azione carambolesca. Calcio d'angolo, 4 minuti al termine, più recupero, angolo sulla destra, lo batte Taisia, pallone per Chiara, in qualche modo però la palla rimane lì, ancora Chiara, ma libera bene Simone, riparte contropiede Montana che serve Scuncio, che di destro potrebbe fare il 4-2 e arriva, gol di Scuncio, ripartenza fulminea. Ennesimo pallone recuperato da Giacomo che serve di qua Scuncio sulla sinistra. Scuncio tiro di sinistro e sotto porta Montana, non riesce a concludere la rete. Morrone, grande giocata di Jacobucci. È un 3 contro 1, attenzione, palla di Jacobucci. Chiara è sola sulla destra, viene servita adesso. Chiara entra in aria, tiro potente in mezzo e non riesce sotto porta a segnare Taisia. Chiara questa volta perde il contrasto con Scuncio, la palla che rimane ancora in campo e Montana sigla il 5-2. Pochissimi secondi alla fine, rimessa laterale Flaminia, palla per Taisia, questo passaggio è errato, può riprendere dal laterale, palla per Montana che non aggancia in mezzo, ma finisce qui questa bellissima partita, vince Evergreen 5-2.